Ciao ragazzi, benvenuti su Ali from the Block, IFTB Channel. Io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlare del Dylan Dog numero 444, morte in 16 noni. Eccolo qui, finalmente, il Dylan Dog del mese, di questo fine agosto. Era un Dylan Dog molto atteso dal sottoscritto, ma direi un po' da tutto il mondo dilaniato, perché questa è una storia che non finisce in questo album, ma è il primo albo di una storia suddivisa appunto in due parti, in due albi. Quindi questo Morte in 16 noni vedrà la sua conclusione con il prossimo numero, uscito il 30 settembre, 445, Xenon. Eccolo qui. Allora ragazzi, di che cosa parla questo albo? Questo è un albo, ragazzi, che di quelli che a me piacciono tantissimo, perché vale tutto il prezzo del biglietto di 4,90 euro, perché abbiamo i disegni del maestro Corrado Roy. Ragazzi, Corrado Roy, come dico sempre, non ha bisogno di presentazioni. I suoi disegni sono delle vere opere d'arte. C'è chi dice, io in parte sono d'accordo, che Corrado Roy è un disegnatore che è adatto soprattutto alle atmosfere dark come Dylan Dog. Magari in altre, per quanto riguarda altre testate, magari sarebbe diverso, però ora ne parliamo. Allora ragazzi, leggiamo un po' chi ha lavorato a questo albo. Personaggio creato da Tiziano Sclavi a cura di Barbara Baraldi, coordinamento Franco Busatta, assistente editoriale Claudio Lanzoni, mensile numero 444, settembre 2023, Morte in 16 noni è il titolo, ideazione e supervisione di Tiziano Sclavi. Soggetto e sceneggiatura abbiamo Roberto Recchioni, l'ex curatore di Dylan Dog, disegni Corrado Roy, copertina Gianluca Raul Cestaro, lettering Luca Corda. Allora, la copertina dei fratelli Cestaro è molto molto bella, abbiamo la scritta Dylan Dog in questo giallino tendente all'arancio con rilievo bianco, e questa copertina che vede appunto Dylan che è abbracciato a questa donna che poi vedremo all'interno della storia chi sarà, di nome Lucille, che è stata comunque pensata sulle fattezze del volto e del corpo della bellissima attrice Eva Green. Non so se Corrado Roy l'ha detto, ma è evidente che questa è Eva Green. Che è un'attrice che a me fa impazzire, non soltanto per le sue, insomma, doti da attrice, ma proprio è una bellissima donna. E quindi la copertina, ci sono questi tentacoli che un po', non dico che stonano la copertina, ma i tentacoli sono presenti da un bel po' su Dylan Dog, su varie pubblicazioni, anche sui vecchi magazine. Non dico che stonano, ma però il gioco di colori appunto dei fratelli Cestaro è molto molto ben orchestrato, e soprattutto anche lo sguardo di Dylan, che non è che si vede tutta la faccia, è soltanto di profilo, e poi lo sguardo di Lucille, che è il suo corpo, sinuoso corpo, che abbracciano appunto Dylan, e dietro ci sono i tentacoli. Quindi una copertina che mi piace molto molto bella, devo dire, se devo essere sincero. L'editoriale della curatrice Barbara Baraldi, sempre molto ispirato e sempre con citazioni a vari film, certe volte anche a romanzi. Qui c'è anche il Gorgone di Caravaggio, la Gorgone di Caravaggio. Insomma, poi spiegano anche il fatto che si ha a che fare con l'arte, perché questa storia si ha a che fare con l'arte e con un quadro maledetto con cui Dylan avrà, insomma, a che fare. La storia è molto veloce e scorrevole da leggere, come spesso accade in quelle scritte da Roberto Recchioni, perché secondo me questo albo è stato appunto prodotto soprattutto sì per la storia, per i dialoghi che sono comunque presenti, non è che sono soltanto figure, ma soprattutto per farci notare la bellezza delle tavole del maestro Corrado Roy. Perché, per dirvi, fino a pagina 18 praticamente non ci sono dialoghi. E si arriva a pagina 18, dove poi inizieranno i dialoghi, a pagina 18 e 19. C'è questa donna di nome Mina Stewart, che arriva a casa di Dylan. Qui c'è un concerto, comunque proprio all'inizio, non volevo spoilerarvi troppo. E praticamente questa donna Mina Stewart va a casa di Dylan e cerca di ingaggiarlo per ritrovare il suo ragazzo, praticamente. Che ha a che fare con una coppia, Lucille e Joe Bargel. Questa coppia, di cui appunto c'è questa Lucille, che come detto è stata creata e disegnata sulle fattezze di Eva Green, loro hanno questo quadro maledetto, e praticamente Mina Stewart, che è alla ricerca del suo ragazzo,
ingaggia Dylan perché, insomma, per ritrovarlo, per vedere che fine abbia fatto. Di lì a poco, insomma, la storia si sviluppa tutto su questo quadro misterioso e soprattutto sulla figura emblematica di Lucille. Di Lucille, e quindi a questo punto Dylan farà la conoscenza anche della stessa Lucille, vorrà conoscere anche magari Joe Bargell, perché appunto ingaggiato, soprattutto ingaggiato da Mina Stewart, ma soprattutto perché anche lui, questo caso gli pizzicava un po', il quinto, sesto e mezzo, insomma, mi pizzica, non mi pizzica, però proprio per questo motivo dice a Mina, accetto il caso. Quindi lui indagherà su questo caso e su questo quadro misterioso con cui avrà a che fare. Ovviamente, come detto, questa è la prima parte di una storia suddivisa in due albi, quindi si vede che è incompleta, cioè non è una storia autoconclusiva, però diciamo che, essendo che il prossimo numero, appunto, Xenon, uscirà appunto a 30 settembre. Sono molto curioso di leggere il seguito di questa storia. Ragazzi, morti in 16 noni perché è tutto in 16 noni. La griglia è diversa dalle solite Bonelli e questo va un po' a toccare il fatto che ho sempre detto io. Ragazzi, Dylan Dog è un fumetto più moderno. Infatti, rido pensando che qualcuno abbia definito che Dylan Dog è sempre uguale come Tex e Zagor. No, Dylan Dog non c'entra nulla con Tex e Zagor, perché sono anche ambientati nel passato. Dylan Dog, a parte che è ambientato soprattutto nella serie regolare, nei tempi moderni, insomma, è sempre moderno, ma lo dimostra anche dai disegni di Corrado Roy di questa storia e dalle griglie, che sono proprio in 16 noni, morte in 16 noni, che tra l'altro potevano anche scrivere, secondo me, la copertina anche col 16, 2.9, no? Per scrivere 16 noni, però alla fine è un albo molto moderno, molto veloce, scorrevole, un albo che ci rende partecipi a quello che poi vedremo nel prossimo, cioè nel senso ci rende partecipi e ci fa dire ok, ho letto questo numero, mi è piaciuto, non vedo l'ora di leggere il prossimo. A me è capitato così. Queste sono le storie che piacciono di Dylan, ragazzi. Io dico sempre, saranno i miei gusti, sarò più. Non sono mai stato per le storie troppo pesanti, troppo infarcite di dialoghi. No, le cose devono essere veloci, cioè viviamo in un mondo veloce. Non veloce, che per molti veloci significa che uno non presta attenzione a leggere le cose veloci. No, invece no, sono le tavole che qui parlano, ragazzi. Cioè, con queste tavole di che cosa parliamo? Cioè, dobbiamo anche immaginarlo il fumetto, non è che dobbiamo leggere soltanto, altrimenti leggeremo i libri, i romanzi, cose che io ne leggo pochissimi. Io sono per il fumetto e sono per i disegni belli e per le storie che scorrono veloci. Quindi questo numero 444, Morte in 16 noni, per me è strapromosso. Aspettiamo il prossimo per dare un giudizio complessivo, però devo dire che qui Roberto Recchioni ha fatto un ottimo lavoro, ovviamente insieme al maestro Corrado Roy. Se ne parlava già mesi e mesi fa di questa storia doppia, e insomma, per ora le attese non sono state deluse, anzi, io sinceramente sono molto contento di aver letto questa storia. Come ho detto, è un albo moderno. Dylan Dog è moderno, ragazzi, è un fumetto moderno. Cioè, se vi piacciono i polpettoni, le storie più ambientate nel passato, ok, i gusti sono gusti, a me no, io voglio vivere nel presente, anzi, forse anche un po' nel futuro, insomma. Quindi io sono così e questa storia però mi è piaciuta tanto. Quindi fatemi sapere nei commenti, ragazzi, se avete acquistato questo numero 444 di Dylan Dog, Morte in 16 noni, se vi è piaciuta la copertina, se vi sono piaciuti i disegni, in particolare Lucille, quindi Eva Green, o comunque, insomma, se vi è piaciuta la storia in generale, se è un'ottima, buona prima parte per me. È una buona, ottima no, però sicuramente buona prima parte e vedremo poi come finirà. Quindi ragazzi, aspetto i vostri commenti, grazie ancora per aver visto il video, grazie per il supporto che mi date sempre. Se vi è piaciuto questo video mettete like e iscrivetevi al canale se già non lo siete e continuate a seguirmi perché nel mese di settembre ci saranno tante sorprese. Quindi ragazzi, grazie ancora, mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!